Sindaco, questa è l'ennesima ripartenza, hanno aperto molti negozi, parrucchieri, le boutique. Qual è il che segnale si aspetta dalla città? Ma guardi, io non la definirei una ripartenza, dico che è una lenta accelerazione, nel senso che noi abbiamo dimostrato grande maturità e grande responsabilità, per cui eravamo già pronti a ripartire qualche giorno fa e un po' di attività hanno ricominciato. Lentamente stiamo riconquistando la nostra libertà e anche stiamo riconquistando la nostra vita. Io ho dato massima fiducia alla nostra comunità grazie al grande lavoro e ai sacrifici che hanno affrontato i giorni scorsi, e sono convinto che realmente rappresenteremo ancora una volta un modello comportamentale per tutto il nostro paese. Vediamo la Polizia Municipale, abbiamo visto anche la Guardia di Finanza, i Carabinieri, comunque la Guardia resta sempre molto alta. Guardi, da questo punto di vista io voglio ancora una volta ringraziare per il grande impegno, la grande collaborazione tutte le forze dell'ordine e chiaramente anche in primis Sua Eccellenza il Prefetto, la Municipale, tutti insieme in questi due mesi di emergenza siamo riusciti a fronteggiare il contagio, abbiamo anche dovuto cambiare le nostre abitudini, indossare questa mascherina chiaramente è diventata una prassi consolidata, il distanziamento fisico più che quello sociale, perché onestamente l'idea di un distanziamento sociale non ci piace. Bene, queste precauzioni ci aiutano anche a evitare il contagio del virus, stiamo dimostrando di essere molto bravi, dobbiamo continuare così, guardia alta però senza psicosi. Devo dire che la città sta rispondendo bene, c'è ogni tanto qualche eccesso di euforia, soprattutto da parte dei giovani, a cui dico, mi raccomando, un giorno in più di cautela significa una settimana in meno di sofferenza.